Finalmente qui posso gridare e parlare. Ora basta studiare e devo andare urgentemente a cercare un cappello da Babbo Natale. Il motivo? Il motivo è perché devo scattare una foto e voglio trovare un cappello di Babbo Natale. Raga, dov'è che potrei trovare un cappello di Babbo Natale? Non saprei. Davvero? Vi voglio far vedere la mia Miss da scappata di casa. Borsa del computer. Bravo, il mio cameraman. Zaino pieno di libri che mi sto a spaccare la schiena. Borsa con... come si chiamano? Vestiti da palestra. Acqua. That's the blues. I'm dreaming of a life. Ho trovato il cappello! Ho pagato solo 1 euro, raga, ma ci prendono sotto comunque. Comunque, è una fatica immensa andare in giro in queste condizioni piena di buste e di tutto, cioè altro che palestra, c'è il cappello acceso ancora. Casa fissata, no? Perché è bellissimo, perché ha tutte le stelline che si illuminano. Anche se nella foto sicuramente non si vedrà assolutamente nulla. Poi altra cosa, guardate come devo trasportare le cuffie, perché non ho comprato la custodia, oppure che si rompano, quindi le devo portare come se fossero una sciarpa o un accessorio o non so cosa. Ora sì che possiamo dire di essere entrati veramente in mood natalizio in tutto il mio canale. Allora, innanzitutto, guardate, no, guarda che cazzo di naso rosso! Rudolf! Naso così rosso perché fuori fa un freddo bestiale e ora invece c'è caldo. Comunque, siccome ci sono state molte ragazze che mi hanno chiesto: ma tu, Gloria, che cosa studi? Che cosa studi all'università? Io studio, purtroppo direi, ingegneria. Anzi, se volete un video sull'università, su dei consigli su come fare una scelta universitaria adatta, non sono la persona più giusta, no? Sto scherzando, lasciate un commento sotto e vi faccio il video. Ora niente, qui sono con il mio best friend che deve registrare, quindi io sentirò in anteprima il suo nuovo video. Anzi, adesso che monta tutto, vi faccio vedere dove si mette per registrare. Giusto? Alla grande. Alla grande. Il fatto è che sul mio canale facciamo di tutto. Ale, spiegaci la differenza fra una chitarra classica e una chitarra acustica. Grandi linee, una chitarra classica ha delle corde che sono di una fattura diversa dalle corde di chitarra. Queste sono in metallo. Quella della classica sono in nylon. Quindi chiaramente cambia sostanzialmente il timbro e quello che puoi fare. Ma se non sbaglio la chitarra acustica non potevi tipo pure attaccare alla corrente? Sì, ma questo lo puoi fare anche con la chitarra classica. Okay. Però è più, come dire, normale che una chitarra acustica sia amplificata con il buco dove è qui indicato, vedete? Sì, qui lo stiamo vedendo, no? Okay. Stiamo vedendo tutti. No, non questo, ma questo.